Ciao a tutti, oggi prepareremo la focaccia di Nino. Il tempo di preparazione della ricetta è di 45 minuti circa più il tempo di lievitazione. Gli ingredienti sono farina per pizza o farina di tipo 0, una patata cruda, acqua, lievito di birra, sale, zucchero, pomodorini ciliegino, olive, olio e sale grosso. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il lievito di birra e la patata e azioniamo il bimby per 10 secondi a velocità 10. Riuniamo sul fondo del boccale aggiungiamo la farina e l'acqua e il sale e lo zucchero. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e azioniamo il bimby per 3 minuti a velocità spiga. Questo punto l'impasto avrà questa consistenza. Riposizioniamo il boccale, chiudiamo con il coperchio e il misurino e azioniamo il bimby per 3 minuti a velocità 6. Trasferiamo l'impasto in una ciotola capiente, precedentemente unta con olio, copriamola con pellicola trasparente e lasciamola lievitare per un'ora. L'impasto è ben lievitato, adesso lo divideremo in due teglie da 26 cm, rivestite con carta da forno ben unta e stenderemo l'impasto con le mani unte d'olio. Sempre con le mani unte d'olio andiamo a stendere leggermente l'impasto. Adesso andremo a posizionare i pomodorini e le olive. Completiamo con le olive. Condiamo con del sale grosso, un po' di origano e un filo d'olio. Lasciamo lievitare l'impasto per una mezz'oretta, nel frattempo preriscaldiamo il forno a 200 gradi. Trascorsa mezz'ora, adesso cuoceremo in forno preriscaldato statico a 200 gradi per 20-30 minuti circa. La focaccia è pronta, rimuoviamola dalla teglia e serviamola. Focaccia di Nino. Grazie e alla prossima ricetta.